Tutti. Allora, oggi vi volevo far vedere dei nuovi acquisti fatti sul sito di Zalando. Sono qui se ho fatto i saldi, secondo me ho comprato cose abbastanza convenienti e all'interno di questo mega pacco ci sono sostanzialmente tre outfit, se si possono chiamare così, perché sostanzialmente sono due vestiti interi più un completo gonna maglioncino coordinato e una borsa veramente molto molto bella. Vi faccio vedere cosa ho preso. Partirei facendovi vedere il completo gonna maglioncino, che decisamente non è fatto per questa stagione. L'ho comprato in vista dell'autunno. Il prodotto in questione è di una marca che si chiama Only. Devo dire che l'ho preso anche se, numero uno, non sono sicura della taglia di questo acquisto, però l'ho preso anche se le recensioni erano un pochettino negative. Ce n'erano diverse che criticavano questo prodotto, però a vederlo mi piaceva, il prezzo era molto basso e quindi ho voluto provare. Il maglioncino è semplicissimo, è fatto così. La cosa che mi piace di questo maglioncino è questa, diciamo, texture a quadrettini, direi quasi, a righettine col collo nero. Ma la particolarità che mi piace è il fondo del maglioncino, delle maniche c'è una striscia gialla e nella parte invece qua c'è questo serie di strisce rosa, bianche, nere e soprattutto gialle. Questa parte qua era una delle cose criticate, dicendo che questo rosa era troppo intenso rispetto a quello della foto. Effettivamente nella foto forse sembrava più un beigiolino, però secondo me non è brutto questo abbinamento. Il maglioncino è fatto così, è molto elastico. È appunto una S e è abbastanza spesso, quindi decisamente secondo me dovrò aspettare l'autunno barra l'inverno. La gonna, che era la cosa che mi lasciava più scettica di tutti, perché se non so se ho più il fisico per poter indossare cose troppo fascianti, è invece fatta così. Quindi è un tubino con questo elasticone in vita, che devo dire non sembra particolarmente elastico. La parte qua invece è piuttosto elastica e ha sempre questa texture bianca e nera, ma in fondo ha queste strisce di colori come il maglioncino. A vederlo insieme abbinato sulla modella, questo outfit risultava quasi come un vestito unico, però trovo carino di poterli anche spezzare. E questo appunto ho preso alla fine una M perché non ero sicura della taglia. Secondo me una S risultava troppo troppo fasciante, troppo troppo stretta. La gonna a tubino costava 13,49 euro, mentre il maglioncino costava 17,99 euro. Il secondo capo di abbigliamento che ho preso è un vestito, è questo. In realtà è colpa proprio di questo vestito se ho fatto tutto l'ordine, perché continuavo a vedere la pubblicità e mi era piaciuta moltissimo. È un vestito di Oysho, che c'era rimasta solamente la M e io non sono sicura che la M sia la taglia corretta per me. Ma ho voluto provare perché l'ho trovato molto carino, mi piace moltissimo questa fantasia così super accesa, super allegra con questi fiorelloni e mi piace moltissimo anche il modello con tutti questi bottoncini davanti e lo scollo a cuore e sembra arrivare abbastanza lungo. Dietro ha un elastico qua e poi dovrebbe fare una forma appunto che stringe con questa fascia più stretta in vita e poi si riallarga sui fianchi. Per questo motivo, quello che pensavo è che forse fosse più adatta una S per me. Questo era un capo che non era in saldo e costava abbastanza perché costava 36 euro, 35,99 euro. L'ultimo vestito che ho preso è invece questo vestito qua, arriva con tanto di gruccia, è un vestito di Dorothy Perkins, però per la linea tall. Questa è un'altra cosa che
non sono sicura che mi possa star bene, però per la forma del vestito che avevo ho pensato che anche se era fatto per la linea tall e io invece decisamente non sono tall, potesse andare bene lo stesso perché casomai arrivava semplicemente un po' più lungo, costava 22 euro. Anche questo è un vestito che probabilmente è più adatto per un po' più là perché ha manica lunga. E è un vestito con questa texture, questo disegno molto allegro, va giù a tubino liscio e il fondo delle maniche è fatto a righe e anche il fondo del vestito è fatto a righe. Dietro è chiuso in un bottoncino e a prezzo pieno costava 44 euro e è una 36 sì, europea. Quindi aveva un saldo del 50%, ma mi sembra che a parte il vestito di liscio anche le altre cose avessero un saldo intorno al 50%. L'ultima cosa di questo ordine è una borsa. È una borsa veramente molto bella secondo me e l'ho presa perché mi è sembrata a un prezzo accettabile e versatile perché la davano come borsa 3 in 1. La borsa che ho preso è questa, è della Guess. La borsa è questa qua, ha questo bellissimo color pesca arancio, ha qua il marchio, ha una stringhettina che chiude la borsa con un fiocchetto e il manico così, quindi lo potete portare tranquillamente a spalla. Ma la particolarità della borsa è che all'interno c'è un altro sacchetto che potete usare o come interno borsa ma anche come borsa separata, che è fatta invece così, quindi ha questo un piccolo laccetto che potete usare appunto come borsa a spalla, la potete poi attaccare invece qua, fa un moschettone quindi può essere usata come interno della borsa. All'interno c'è la dust bag e questa borsa qua all'interno ha tutta una serie di taschine, c'è una taschina con la zip, c'è una serie di taschine qua aperte, quindi la potete portare sia così come borsettina più piccola sia così come borsa più grande. L'altra cosa è che è possibile portarla girata al contrario. La borsa è double fass e quindi è possibile anche portarla in quest'altro modo, con quest'altra colorazione qua, che ha i manici sempre dello stesso colore, ma l'esterno color oro direi. Devo dire la verità, mi piace nettamente di più girata dalla parte arancione, dalla parte color pesca, però a seconda magari di come vestite, se il pesca ci sta poco bene, questa è un'altra opzione e quindi è molto versatile. La borsa non aveva un costo bassissimo perché costava 87,49 euro, però calcolando appunto una borsa 3 in 1 sostanzialmente sicuramente avete due borse separate, secondo me aveva un prezzo accettabile e soprattutto c'era un saldo di intorno il 50%, quindi non male. E niente, vi lascio i vestiti indossati. Ok, questo invece è il vestito di Only, se si chiama così. Devo dire, le taglie sono azzeccate, il maglioncino è una S, direi mi sta perfetto sulle spalle, la gonna è una M e secondo me è meglio perché non stringe troppo. Una delle critiche che veniva dato a questo completo è che invecchiava, effettivamente guardandomi allo specchio ha uno stile un po' vecchiardo, però secondo me numero uno, uno potrebbe spezzare il completo e renderlo un po' più allegro con qualche altro tipo di abbinamento e non lo so, ogni tanto comunque secondo me ci può stare anche portato così perché effettivamente sembra quasi un vestito completo, tende ad essere un po' strettino nel senso che le taglie sono giuste ma fascia molto, quindi mette in evidenza magari un po' di pancia, un po' di fianchi e potrebbe essere una cosa non positivissima. Anche con questo secondo me la borsa ci sta molto bene, mi piace molto la borsa. Ok, questo è il vestito di Oysho
È una M, ma direi che in realtà la taglia ce l'ho beccata. Penso mi sarebbe stata anche una S perché comunque è elastica, quindi qua si poteva allargare. Però più morbidino così non mi dispiace. Credo che me lo immaginassi leggermente più corto perché arriva praticamente poco sopra la caviglia. Però questo stile un po' retro non mi dispiace per niente e direi che ci sta molto bene anche abbinata la borsa. Ora, questa è la parte più piccola, si porta così, è un po' cortina, però secondo me per andare in giro è praticamente quasi l'identico colore di alcune parti del vestito e secondo me è molto molto carino. Allora, questo è l'ultimo abito, quello di Dorothy Perkins per la collezione Tall. Questo abito mi crea un forte dubbio, ovvero io dovrei riguardare, ma qua c'è un pezzo che non va più giù di così, quindi praticamente lo devo portare arricciato in vita in questo modo. L'effetto a me non dispiace nemmeno così, ma ho la forte impressione che questo dipenda dai miei fianchi troppo larghi, perché io me lo ricordavo a tunica tutto dritto, cioè non mi ricordavo questo dettaglio qui. E niente, per persone molto magre secondo me questo vestito, però è molto carino a vederlo così, la fantasia e quant'altro. Mi piace veramente molto questa fantasia, anche questa secondo me ha un richiamo un po' retro che è molto carina. Con questo è tutto, se avete domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale e io vi mando un saluto. Ciao!